vedete qui questo foglio, adesso ve lo faccio vedere a rovescio così non riuscite a capire cosa c'è dentro. A parte che la scrittura del dottore qui. Qui. Questo qui è un itinerario storico gastronomico che ci hanno portato qui, anzi Michela Sartori ci ha portato qui a Clap Clap per illustrarci storico gastronomico dove si può mangiare. Bravi, vedi, dove sì. Si può mangiare, quindi. Ecco, dove si può mangiare, ecco. Siamo bene. E sono 7 tappe, dico bene, vedi che anch'io mi avvalgo delle tue note, 7 tappe a 2 passi dalle nostre case, dalle nostre abitazioni, in un giorno di sole, adesso che c'è la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, voi uscite con la vostra automobile, motocicletta, sì, sì, si può andare anche in treno, si può andare anche certo, in treno. Sì, raggiungibili in qualsiasi modo. Andate, ristoranti di grande pregio, tutto a chilometro zero, rigorosamente. Vi immergete una full immersion nella tradizione locale, nei vini, nei formaggi, nei salumi, nelle paste. Ah, già mi è venuta fame. Parti, sì. Come hai detto bene, è un itinerario gastronomico geografico che racchiude, sono 7 tappe, perché sono 7 puntate. L'itinerario comprende 3 luoghi, partiamo da Imola, passiamo da Dozzo e arriviamo fino a Voghiera, nel Ferrarese. Nella quinta puntata torniamo a Monte del Re con lo chef Bruno Stabile e col professore Mazzotti che lo chef ci ha preparato il guanciale di vitello e invece il professore ci ha parlato della battaglia di Ravenna del 1512, perché il guanciale è legato a questa avventura, a questa storia, perché era un pasto ottimo per i soldati, perché era fortificava, energetico. Lo saprete solo seguendo. Sì, adesso però io e Michela vi salutiamo perché c'è venuta una sghissa, ragazzi. E guardatemo lì, così dopo andate a cena anche voi o a pranzo, insomma, secondo quando è che vedete la nostra trasmissione, anche a colazione potete andare. Ci si vede poi la prossima. Buona visione. Salve, benvenuti a Che Storia in Cucina. Io sarò la vostra oste. Sigla! Siamo ad Ozza, in provincia di Bologna, paese rinomato per i suoi muri dipinti, all'interno dell'albergo-ristorante Monte del Re, che si affaccia su una vista collinare affascinante e suggestiva, definito anche Colle del Paradiso. Ma andiamo subito a salutare il nostro chef Bruno Stabile, che è qui in nostra compagnia. Benvenuti sul Colle del Paradiso. Grazie. E io farei un ringraziamento speciale al titolare dell'albergo-ristorante Monte del Re, Umberto Cavina, che ci ha gentilmente ospitati. Ma andiamo a scoprire qualche altra curiosità dello chef con la scheda. È qui con noi uno storico strepitoso dalla chiacchiera che incanta, Mauro Mazzotti. Saluto anch'io con grande affetto il pubblico che ci ascolta. E io ho qualche altro segreto sullo storico con la scheda. Storico, l'ultima volta abbiamo parlato della sanguinolenta famiglia Rasponi e oggi? No, oggi facciamo una cosa più contenuta. Ecco. 20-30 mila morti, la battaglia di Ravenna. La battaglia di Ravenna è l'11 aprile del 1512 fra francesi e spagnoli, ma poi andrò nei particolari, e si svolge appunto
a sud di Ravenna, in una pianura che è vicino alla Ca del Liscio. Ah, quindi, ecco, perfetto, andiamo lisci. Ci ricorderà la battaglia di Ravenna. Perfetto. Particolari alla cronaca. Chef, questa volta con 20-30 mila morti della nostra cosa, soldati che hanno bisogno di nutrimento, cosa facciamo? Andiamo a sfamare i soldati con un bel cibo pieno di carica energetica. Faremo un guancialino di vitello brasato con il trebbiano di Romagna. Ah, quei nostri soldati, altro che battaglia che fanno, bel nutrimento. Io, chef, la lascio un attimo e vado fino dal professore a cominciare questa battaglia. E mi dica un po' chi, come, dove, quando, perché, tutte le domande da vera giornalista. Beh, proprio le 5 V anglosassoni della notizia. Beh, allora, parto da chi? Chi? Si scontrano l'esercito pontificio sostenuto dagli spagnoli e un po' dei veneziani contro i francesi e i loro alleati ferraresi guidati da Gastone di Foix. Gastone di Foix, che poi vedremo, farà una tragica fine. Dove? Nella pianura di Ravenna. Dicevo, accennavo prima all'area vicino alla Ca del Liscio, vicino più o meno a Mirabilandia, tanto per avere dei riferimenti attuali. È la pianura che all'epoca era una pianura anche poco coltivata, che sta a sud di Ravenna. Lì si svolse questa gigantesca battaglia fra 35.000 soldati francesi e 25-26.000 soldati spagnoli. E fu veramente un macello. Quando? Il quando l'ho accennato prima. L'11 aprile del 1512, la battaglia viene nel quadro più vasto delle cosiddette guerre d'Italia, fra il cattolicissimo Ferdinando II, re di Spagna, il cristianissimo Luigi XII, re di Francia, e il Papa Giulio II, quindi tutto sommato una roba fatta in casa, dove però insomma non mancarono i colpi pesanti, tanto è vero, vedremo come finisce dal punto di vista di morti, feriti, illustri prigionieri, eccetera. Ci ha fatto un anticipo che... Mi fermo qui perché poi andrò di più nel dettaglio. Andrà più nei dettagli e scopriremo qualche, insomma, com'è avvenuto e tutto. Ce lo tutto dopo. Quanto, se quindi... volete, potete mettere su un pranzo di 67 portate, come sì, quello che era abituale fare Papa Leone X per strabiliare i suoi ospiti. Quindi, anche perché... Non mancano gli argomenti. Anche perché lo storico è un esperto sulla battaglia di Ravenna, perché se non erro sta per uscire, o è già uscito, credo, il suo libro sulla battaglia di Ravenna nel 1512. Sarà nelle librerie, anzi si dice nelle migliori librerie. Fra pochi giorni. E quindi non vediamo l'ora di cose, e intanto scopriremo qualche segreto sulla battaglia di Ravenna e poi andremo a comprare il suo libro per scoprire proprio tutti i dettagli. Ci saranno tutti i dettagli riportati anche da documenti inediti che ho trovato, documenti dell'epoca, addirittura ho trovato anche rappresentazioni, raffigurazioni inedite a Parigi, a Saint-Denis. Ho trovato un basso rilievo della battaglia di Ravenna che non era mai stato segnalato da nessuno, ma un diavolaccio di 4 metri per 80 centimetri. Quindi era ben visibile. Si fa dare del voi. Si fa dare del voi. E noi su questo ritorniamo dallo chef a vedere come comincia la ricetta. Chef, come comincia la nostra ricetta? Beh, innanzitutto abbiamo bisogno delle nostre attrezzature per la preparazione. Sì. Coltelli per la pulizia del nostro guancialino. Sì. Le nostre padelle per la cottura, le pinzettine. Vedo che questa volta anche un tagliere diverso rispetto all'altra volta che ci siamo incontrati. Beh, questa volta utilizziamo un tagliere di policarbonato, sì, che è più liscio e lavabile in lavastoviglie, si può sterilizzare. E quindi rispetto a quello di legno che è più per la pasta, invece esatto, per la carne essendo magari poroso. Ecco. Ingredienti? Ingredienti abbiamo il guancialino in primis, le verdure, una cipolla, una carota, un po' di sedano, sì, rosmarino, alloro e chiodi di garofano, un po' di farina, sì, leggermente, giusto per infarinare la,
pezzettino di panzerino, sì, e del fondo di vitello. Fondo? Fondo di vitello. Questa mi risulta nuova, non la conosco. Fondo di vitello non si usa fare solitamente in una casa. Quindi nelle case comuni. Quindi, signore Massaglie, lo possiamo vedere qui, ma si può sapere più o meno? È proprio un segreto del... Non è un segreto, ma ci vuole molto tempo farlo. Ho capito. È fatto con le ossa dell'animale e deve sobbollire leggermente per almeno 12 ore. Quindi diventa come una specie di dado, come esatto, di gelatina. Ultimamente nei supermercati fanno dei dadi che sì? sono similari. Diciamo similari così. A quelli. Quindi diciamo che si può trovare un compromesso andando al supermercato oppure nella bottega sotto casa e prendere questi fondi oppure anche un dado, alla fine tutto sommato non può fare la stessa cosa. Perché i dadi sono, a parte la densità. Sono fatti diversamente. Bene. E chef, io direi che qui è tutto pronto per cominciare, ma io la fermo un attimo perché la vedo che ha già i guanti pronti, è già pronta a buttarsi sul guanciale, ma io ritornerei un attimo dalla battaglia perché qui i soldati ne fanno di... Facciamo combattere. Eccomi qua. Andiamo avanti? I soldati hanno anche fame. Perché? Siamo rimasti al perché. Sì. Allora, i francesi vogliono conquistare la cittadella di Ravenna, che è in mano al Papa. Il Papa naturalmente se le vuole tenere, anzi vorrebbe acquistare altre terre in Romagna. Gli spagnoli lo sostengono anche molto per antipatia ai francesi. È inutile cercare di capire le alleanze perché nel giro di 35 anni le alleanze cambiano tutte, si rivoluzionano. Alla fine tutti staranno con tutti. Per cui io in un anno che sto scrivendo su questa storia mi devo sempre andare a vedere chi stava con chi in quel momento. Ma c'è l'attacco a Ravenna, ha anche un motivo più contingente. Sì. I francesi hanno finito i viveri e da 5 giorni gli uomini stanno mangiando non quello che ci prepara il nostro chef, ma frumento lessato senza sale. Quindi... Bevono acqua e i cavalli addirittura devono mangiare le scorze di salice. Questo l'ho trovato in un manoscritto inedito dell'epoca. Quindi, se non si assale Ravenna, i francesi devono intraprendere un'umiliante ritirata e quindi devono provocare a battaglia gli spagnoli che invece cercavano di tenersi in un campo trincerato. Anche perché loro non avevano problemi magari Mai. Perché si rifornivano dall'Italia e sì, quindi c'erano, diciamo, di qua dagli Appennini, sì, avevano tutti i passi appenninici aperti, non avevano problemi. I francesi invece venivano dalla pianura padana, dove essendoci state già molte guerre nel corso di quegli anni, il territorio era completamente razziato. Come andrà a finire? Lo vedremo dopo, perché adesso sta venendo fame, anche perché la ricetta dei soldati non era molto invitante, e più invitante quella dello chef, quindi mi butto. Come andiamo avanti? In effetti ritenevano un po' dietro. Andiamo a far tagliare le nostre verdure. Quindi abbiamo preparato cottura, gli ingredienti, poi iniziamo con il taglio delle verdure. Delle verdure, taglieremo tutto a cubettini. A cubettini. Esatto, cubettini, in questo sì, modo. Ecco abbiamo la nostra cipolla. Consiglio il taglio orizzontale solo se si è molto esperti, quindi sì, tagliarsi la mano. Quindi un po' la cipolla a cubettini, una bella carota. Carota simile. Sì. In modo che tutte le verdure abbiano lo stesso tempo di cottura, non vadano a... Quindi anche di dimensione devono essere più vicine possibile. Esatto, più vicine possibile. Ma le carote, il fatto che le carote cuociono un po' più lentamente rispetto alla cipolla, o no, più o meno? Sì, essendo molto più dure, più legnose, hanno una cottura leggermente più lunga, ma quella del guanzalino è molto lunga. Ah, ecco. Ha bisogno di almeno un'oretta e mezza a fuoco basso, quindi una verdura di questa dimensione sicuramente si cuoce. Direi di sì. Poi abbiamo il nostro sedano, che ricordiamo appunto che si fa una base di cipolla,
carota, e poi abbiamo il sedano, esatto. Sedano, carota, cipolla, che è il classico, tra l'altro. Poi aggiungiamo un po' di alloro. L'alloro e... Le metteremo in cottura. Le metteremo dopo. Le metteremo quando abbiamo già tutte le verdure rosolate e partito al brasato. Ho capito. Bene, e mentre lei finisce di preparare questi ingredienti, ma il guanciale è poi già pronto così? Il guanciale l'abbiamo già sgrassato. Già sgrassato, esatto. Quindi perfetto. Bene, e mentre lei finisce di preparare i suoi ingredienti, pronti da essere cotti, noi andiamo a sentire qualche altro avvenimento della battaglia di Ravenna. Professore, mi tolga una curiosità, ma fra tutte le battaglie che ci sono state nei secoli dei secoli, perché ricordiamo proprio quella di Ravenna? Tanto perché siamo praticamente in provincia, essendo quindi una provincia della Romagna, anche se questa è bolognese, sì, però ma siamo vicini, è bolognese e romagnolo. Poi perché nel 1512, facciamoci i conti, al 12 aprile del 2012 ricorrerà il 500° anniversario e a Ravenna si farà qualche avvenimento, ma vogliamo andare subito al come. Ah. Il come, cioè la battaglia, si svolge in due ben precisi tempi. Primo tempo, l'antivigilia di Pasqua, sì. Le truppe francesi assaltano le mura. È un assalto che dura, si ripetono anzi gli assalti per 5 ore, se ne ripetono 5 o 6, viene fatta una gigantesca breccia nelle mura, ma alla fine i soldati non riescono a entrare. Intanto gli spagnoli sono arrivati a Ravenna, sì. E si sono collocati in un campo trincerato presso il mulino di San Bartolo, che ancora esiste, è un mulino che è ancora lì ovviamente restaurato. In questo campo trincerato verranno sfidati a battaglia dei francesi, che proprio sono presi per la gola, o vincono o se ne devono andare perché non hanno più nulla da mangiare. La battaglia si svolge in maniera cruentissima, ma soprattutto, ed è questo l'interessante, si svolgono nel corso di quella battaglia, vengono, come si può dire, in evidenza le tecniche militari che caratterizzeranno la cosiddetta rivoluzione militare del Cinquecento. Ah, ecco perché si ricorda, per si via ricorda. Di questa rivoluzione, cioè, militare, in quindi un particolare cambio... il movimento delle artiglierie in campo, che in genere si tenevano fisse nella stessa posizione, operato dai francesi, e cioè dall'alleato Alfonso X di Ferrara, sarà determinante per la vittoria dei francesi. Sostanzialmente, per farla corta, colpiscono incrociati e quindi io la colpisco anch'io con fuoco incrociato, perché vado dallo chef che ha già acceso il fuoco nel suo accampamento, quindi lei è francese senza provviste e qua invece siamo gli spagnoli con altro che provviste, giusto? Eh sì, giusto. Quindi giusto, iniziamo la cottura. La cottura, che abbiamo tagliato le verdure. Abbiamo tagliato le nostre verdure, iniziamo a rosolarle. Sì. In una padella già calda, in modo che prendano subito il colorino, non rilassano la loro acqua, perché mettendo una padella da fredda, da freddo, comincia a rosolarsi lentamente, non fa subito la crosticina, quindi butta fuori la sua acqua e vengono lessate. Quindi consiglio padellina già calda. Ma fantastico, qui lei è sempre pieno di consigli, di segreti per migliorarsi appunto in cucina, quindi lo chef consiglia di scaldare bene la padella in modo che le verdure tagliate a dadini, in questo caso in maniera piuttosto uniforme, si rosolino subito senza rilasciare l'acqua, quindi diventano belle brustolite, proprio abbrustolite invece che lessate. Esatto, detto, no? Diamo il nostro spicchio d'aglio, lo mettiamo intero in modo che rilasci solo il suo profumo, poi lo che poi andremo a togliere. Aspetta, sentite qua il rumore della cucina. Lei nel suo accampamento un po' è dispiaciuto. Accampamento. Ma io preferisco questo accampamento, mi piace, lo sa? Ormai qui siamo mai in battaglia, qui sì. Cucina e storia. Qui invece facciamo. Qui adesso andiamo a rosolare il nostro guancialino. Sempre padellina calda anche padella qui. Padella già calda. Sì, io mi allontano un po' d'olio. Perché non vorrei che magari l'olio mi cosa. Calda ma non troppo. Calda ma non troppo. Altrimenti veramente l'olio andrebbe a fare. Saltellerebbe, esatto. Insomma. Guarda, assistiamo alla messa
In un'infarinatina, ecco. Passiamo nell'infarinatina, nella farina, sì. Giusto quella che si attacca. Perfetto. Troppo. Ecco qua, e mentre il guanciale si posa sulla padella, io mi poso qui ancora accanto a lei per sentire... Ah, pensavo qualche... che volesse appoggiare la guancia, no. No. Mi sembrava eccessivo. Eccessivo, molto volentieri, ma un po' eccessivo. Io andrei avanti con qualche altro avvenimento o come... Ma niente, la battaglia si svolge, è un macello. Sì. Quando alla fine ci saranno 20 o 30 mila morti, più probabile 20, ma le cifre sono discordi in tutte quante le fonti. Quello che dicevo prima però, il grande significato della battaglia è la rivoluzione nell'uso delle armi. Allora, artiglieria da campagna che si spostano, e questo è un fattore fondamentale, e si spostano velocemente perché tirate da cavalli e non da buoi. Questo consente di posizionarle in due posizioni e colpire lo schieramento nemico, quello spagnolo, a tiro incrociato, talmente incrociato che ogni tanto qualche palla passava dall'altra parte e andava a colpire gli amici. Avvertito di questo, Alfonso d'Este dice: tirate, tirate lo stesso, tanto sempre stranieri sono, mo francesi, mo spagnoli. E vabbè, questo è uno. 30.000 morti significa che dalle campagne uscirono i lupi a mangiarsi i cadaveri. I lupi c'erano nelle nostre brughiere, nei nostri boschi, e vennero fuori a divorare i lei, cadaveri. Ecco, lei ci ricorda sempre con queste immagini un pochino truculenti, ma mi sento un po' lupo anch'io e ritorno dallo chef a divorare il guanciale. Chef, sento oltre a un profumino anche un rumorino veramente invitante. Bene, noi abbiamo rosolato le nostre verdure. Facciamo vedere al le nostre verdure, pubblico. Abbiamo rosolato il guancialino infarinato leggermente. Sì, leggermente. Dopodiché mettiamo insieme il tutto. Sì. Quando sarà tutto leggermente bruno, sì. Leggermente bruno, quindi... Andiamo a sfumare col vino bianco. Ecco. Ok, abbastanza, perché deve portarlo poi a fine cottura, come dicevamo prima, è una cottura abbastanza lunga. Sì. Quindi ce ne va abbastanza di vino. Ogni tanto. Abbiamo detto quanto deve cuocere? Circa un'oretta e mezza, un'ora e mezza. Sì. Bassa temperatura, fornello basso. Ogni tanto andiamo a controllarlo, ovviamente. Aggiungeremo un po' di brodo all'occorrenza. Ah, quindi ci andrebbe anche in caso un po' di brodo, un se per caso di brodo, si asciuga esatto. Troppo. Ah, qui abbiamo il segreto che abbiamo detto, mi ricorda il nome? Il fondo di vitello. Fondo di vitello, che si inizia a trovare anche in... Andiamo qui, una bella consistenza, facciamo vedere anche... Gelatinosa, questa un po'... Qua. Ah, ce ne va parecchio? No, basta questo. Una cucchiaiata. Per quella quantità, va bene. Quindi, è un prodotto abbastanza gelatinoso che dà consistenza, giusto? Dà sapore. Sapore. Ha lo stesso, utilizzo del dado. Sì. Però diciamo, per gli arrosti, per le carni, è molto meglio il fondo di vitello, anche perché segue il gusto dell'animale, della carne dell'animale. Ad esempio, questo è un guanciale di vitello. Utilizziamo il fondo di vitello per un altro animale, utilizzeremo il fondo di quell'animale. Ah, ho capito, che va a completare il discorso. Esatto. E poi ha messo gli odori, che ha messo a questo punto all'oro, esatto. E rosmarina. Bene, mentre il nostro guancialino si cuoce, per fare il nostro chiodino, uno. Già abbastanza. Proprio un chiodino. Molto forte come profumo. È molto forte, quindi come sono molto forti i nostri protagonisti della battaglia di Ravenna. Come si conclude? Beh, intanto si conclude per i francesi bene, nel senso che vincono, ma male perché muore il comandante dei francesi, Gastone di Foix, un giovane di 23 anni, nell'inseguire gli spagnoli che sono stati vinti, ma non sono stati rotti. Nel senso che l'esercito spagnolo è vinto, ma si allontana ancora composto nei suoi reparti. Tant'è che alla fine di tutta la storia succederà che i francesi vincono la battaglia, ma perdono la guerra. Ecco, e nel giro di 3 mesi saranno costretti a ripassare le Alpi. Sì. Per Ravenna andò malissimo, perché dalla breccia praticata il giorno prima, i soldati, con la scusa di rifocillarsi,
entrarono. Fecero un sacco, come si chiama? E no? Fecero un sacco, misero sacco la città, violenze indescrivibili sulle quali veramente non si può scherzare, alle donne e alle monache, tant'è che 34 guasconi trovati all'interno di un convento furono impiccati dal loro stesso comandante per dare un esempio. E il saccheggio fu una cosa che mise in ginocchio la città per decenni. Non portarono via solo ori preziosi, arredi delle chiese, eccetera, ma nell'elenco materassi, le tenaglie, le molle da fuoco, trovo perfino le cucume o cucume, come cioè, prendono proprio quello che trovo, prendo. Quindi la città rimase completamente spogliata, demoralizzata, con 2-3 mila morti su 10 mila abitanti, quindi si può presumere che nei morti ci fossero i giovani, certo. Quindi la classe, diciamo, più quella che è il destino di una città. Questa fu la fine di Ravenna e da quella svettola, che si quella perla non si riprese mai per centinaia d'anni. Storico, ma si finisce proprio perché... i rasponi e tutte quelle trovarono spazio in una società che era ormai all'anarchia, banditi e così. E noi, siccome questa è, andiamo a tirarci su l'animo, venga con me, professore, che andiamo dal nostro chef, che ha già pronto il nostro guancialino. Venga, che qui c'è una meraviglia. Io lo vedo, ma guardi che iniziamo sì, solo che... Impiattiamo. Siamo pronti. Attenzione. Mi fate vergognare. Perché si fa vedere? Abbiamo il nostro guancialino, come vedete, si è un pelino rimpicciolito. Sì, è proprio effetto della cottura, della lunga cottura, perde liquidi. Solo che qui bisognerà tagliarlo per sentire. Bisognerà tagliare per sentire, ma... Io nei pranzi in piedi... Senti, qui c'è un profumino, sì. Signori, che siamo qui ammagliati dalla maestria dello chef Bruno, che lavora all'albergo ristorante Monte del Re. Quindi se volete venire a assaggiare potete venire qua. Dopo noi assaggiamo anche noi. Esatto. E siamo giunti al termine. Ringrazio lo chef che ci prepara veramente dei piatti eccezionali. E ringrazio lo storico. Grazie io a voi, è sempre un'esperienza. Sono stati i veri condottieri di questa puntata di Che Storia in Cucina e noi ci vediamo al prossimo episodio. Che diamo in giuria quest'anno? Ah, quest'anno ci saranno nomi grossi, ma soprattutto abbiamo voluto variare un po', abbiamo una giuria tutta al femminile. Benissimo, ma chi è il presidente della giuria? Chi ha preso sempre? Ma il presidente della giuria, ma lo conosco, è un nome abbastanza famoso da queste parti. Sì, non mi dirai che è qua, Sergio. Presidente. Ebbene sì, abbiamo deciso di fare Sergio, come nota, presidente di giuria della terza edizione del concorso letterario, oggi scrivo io. No, sapete perché? Perché Sergio è un'autorità nel settore. No, sapete perché? Perché sono delle beghe, perché io leggo tutti i titoli da loro. Lo volevo dire. Ah, infatti, neanche io volevo dire, dai. No, non neanche Sergio. Tu lo volevi fare. Fammi. Ma sai, io non posso fare il presidente della giuria. Sì, no, capito, l'autorità non può intervenire. Deve essere scambiato per qualcosa, vero? Comunque, diamo una minima accenno del regolamento, sì. Ogni genere letterario ammesso,
30.000 poesia, romanzo. 30.000 e non 300.000. Non la fanno uno, ha mandato uno di 600.000. Esatto, sì, avevo detto 300.000. Bello, ma insomma, è un po' troppo. No, anche perché dopo tutti questi racconti verranno raccolti in un unico volumetto, sia i primi 30 premi che gli altri, perché vogliamo dare un vantaggio sperato a tutti, e quindi sarà una cosa molto carina, molto simpatica. Alla fine faremo la solita cena insieme a tutti i partecipanti. Con la premiazione. Con la premiazione. Staremo una serata un po' in compagnia. Ci vedete in sovraimpressione nella mail a cui inviare i vostri elaborati e il vincitore dei primi tre classificati del premio del concorso letterario avranno anche in omaggio una foto del nostro vice sindaco. Esatto. E col presidente della giuria. Quindi, terza edizione del concorso letterario, oggi scrivo io, vi aspettiamo qua a Monzuno da Gustavine Passalacqua. Entro il 31 luglio. Consegnare le opere. Mandate, specialmente racconti dell'orrore, così io vedo rosso. Il 31 luglio, sì, e poi dopo c'è il 10 settembre, c'è questa edizione del premiazione. Va bene. Ciao. Altro senti? No, basta, ciao. Quando gli asini che volano nel cielo vanno in patria sulle nuvole, si divertono tra i cigni nel ruscello, bianco come il piastro, fanno i treni sopra il mare tutto blu.
scocciano nel crepuscolo sulle corne dei bambù. Do 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 do.